Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì, letto, leggendo e leggerò, il mio format di lettura settimanale in cui vi racconto cosa sto leggendo, cosa ho finito e cosa leggerò in futuro. Passato, presente e futuro. Come avrete notato, non sono in cucina, ma in salotto, perché ho voluto dare retta a molti di voi che mi hanno dato dei consigli e ho cercato, almeno per questa settimana, di girare in questa posizione. Bene, bene, bene. Non posso assicurarvi di riuscire a tenere questo sfondo tutte le settimane, perché per me riuscire a girare in salotto è molto più complicato che di là, perché di là ho la luce naturale, è tutto molto più easy e visto che gli LLunedì devono uscire ogni settimana, è molto più facile farli lì col tavolo, la luce naturale e la luce più facile, mentre qui voi non lo sapete, ma ho montato un sacco di cose. Quindi, a parte questo YouTube verità, passiamo direttamente all'ultimo libro letto. Primo maggio di Scott Fitzgerald. Vi avevo detto che l'avrei letto, ovviamente ci ho messo un giorno perché le pagine sono minuscole, è soltanto una novella e anche se dice di avere 108 pagine, in realtà saranno neanche una quarantina effettive. Mi mancava davvero tanto leggere Scott Fitzgerald. Io vi consiglio Tenerella notte come romanzo che mi è piaciuto mille volte più di Gatsby, ma quello perché sono io. Io preferisco che il libro non sia ambientato in America, non ci sia così tanto alcol a fiumi come ogni volta che un libro è ambientato in America, idem per questo, e quindi vi consiglio Tenerella notte, che invece è ambientato in Francia per la maggior parte. Primo maggio, questo libricino è ambientato proprio in una giornata, il primo maggio, quindi giorno di festa. Abbiamo vari personaggi, tantissimi personaggi a dire la verità, ambientato in vari luoghi. Il principale è la festa degli ex alunni di Yale e che dire, mi ha stregata, mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto sentire anche un po' a casa perché quando torno a degli autori che ho amato tanto mi sento a casa. E poi vi consiglio questa collana perché tutti i libri costano 4,90 euro. Vi ho già fatto vedere anche uno di Virginia Woolf e un altro di Lupin e devo dire che sono super leggeri, pratici, costano poco, quindi ve li consiglio. Figure! Oggi parliamo del fulcro di un'immagine. Prima avevamo parlato del centro e il centro è il centro. Non c'è un altro modo per dirla, è la cosa che sta al centro. Il fulcro però è il centro della nostra attenzione e non è detto che in un quadro, in una fotografia, si trovi esattamente al centro. Per esempio, questa foto qui, che è quella del matrimonio dei Kennedy, il fulcro è la sposa. E perché è la sposa? Non è casuale e non è soltanto perché la sposa attira l'attenzione, ma perché il fotografo fece mettere tutte le damigelle in basso. La sposa è l'unica in bianco in mezzo a tutti gli uomini in nero. E così avanti. In varie riprese di film del fulcro in ET, ovviamente grazie alla luna, il fulcro è la bicicletta. In Titanic, questa scena del Titanic, tutto ci fa guardare loro due perché intorno è vuoto, ma oltretutto i cavi in questo punto convergono sulle loro figure, quindi il nostro occhio per forza viene guidato su loro due. O ancora in Kill Bill, lei è vestita di giallo e quindi per forza noi guardiamo tutti la figura, nonostante non sia centrale, oltretutto perché tutti stanno guardando lei. A me personalmente è sempre piaciuto quando facevamo storia dell'arte a scuola la parte in cui si tracciavano le linee sul quadro, capivamo dove era che doveva andare lo sguardo. Qui Falcinelli ce lo spiega al massimo e io non posso trasporvelo in video perché è impossibile, dovrei leggervelo facendovi vedere tutte le pagine, quindi tutto ciò che non vi dico comunque è super valido. Sto ancora leggendo Via delle Magnolie 11 perché come ultimamente mi succede con la Bertola sto rallentando un po'. Quando arrivo che sto per finire il libro non voglio che finisca e rallento sempre di più, ma manca davvero poco e non vedo l'ora di scoprire il finale vero, quello soltanto edito nel libro. Il leggero sarà sicuramente Lacci di Starnone, perché da quando ho letto l'Incipit mi rimbomba in testa e lo voglio troppo leggere. Se volete sentire l'Incipit, ve l'ho letto nel book haul di compleanno, perché questo è uno dei libri che ho ricevuto per il compleanno, che ho comprato con il buono che ho ricevuto per il compleanno. E se volete, ve lo lascio su delle info e giù in descrizione. Ora vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, andare a vedere magari i video un po' più corposi che sono nelle altre playlist di
letteratura scientifica, le operazioni, gli un po' di tutto su. E è arrivato il momento della domanda. Voi studiavate storia dell'arte a scuola? Vi piaceva farlo? Avete mai osservato qualcuno che vi traccia le linee sul quadro per farvi vedere la composizione? E vi piace tanto quanto piace a me? Vi aspetto nei commenti. E nel frattempo vi auguro buona lettura!